tra l'altro oggi c'è anche la partita e quindi è un momento doppiamente importante, insomma ci ritroviamo qui in un luogo simbolo per i tifosi del Vicenza e oggi lo è ancora più importante perché infatti noi abbiamo questo, lo chiamiamo murale, insomma gigantografia veramente molto bella di Alfio Vendrame che ha segnato, penso come pochi, non solo la storia del Vicenza ma anche la storia del calcio italiano. Io dico sempre che il Novecento secondo me è stato segnato da due cose, l'automobile che ha segnato il tempo, no? Quel secolo, e sicuramente le due guerre mondiali, ma è stato segnato anche dal calcio che è cresciuto e oggi tra l'altro quest'anno festeggiamo anche i 120 anni del Vicenza Calcio. E a far parte di questa storia sicuramente ci sono stati tanti dirigenti, tanti giocatori, tanti allenatori, ma pochi come Ezio Vendrame e qualche altro qui presente che ha ricordato, Paolo Rossi, Ernesto Galli, quindi tutte figure di prim'ordine, Santa Giuliana, di cui abbiamo inaugurato il busto poco tempo fa, hanno lasciato un segno indelebile e quindi è giusto che trovino spazio all'interno dello stadio Menti, è giusto che lo trovino nel luogo più caloroso che è la curva sud, più vicino. Prima parlavamo, io non ricordavo quando è stato fatto questo gesto, sarebbe bello scriverlo perché sembra, per chi non lo conosce, potrebbe essere un disegno, invece è stato un gesto durante una partita e quindi sarebbe bello anche ricordarlo per le future generazioni che non hanno potuto vedere come la mia quella partita. E quindi è veramente un piacere, devo dire anche emozionante, da tifoso oltre che da assessore allo sport. Tra l'altro vi porto anche i saluti del sindaco Francesco Lucco, che sapete essere anche lui un grandissimo tifoso. Ed è veramente molto bello perché Ezio Vendrame, io come vi dicevo non ho potuto vederlo giocare, però nelle storie, nelle cronache è sicuramente una persona che va oltre lo sport e mette il sale al calcio. Ce ne vorrebbero di giocatori così, perché oltre all'aspetto agonistico, al risultato, oltre all'aspetto tecnico, oltre all'aspetto gestionale che diventano sempre più importanti, però ci sono giocatori che hanno lasciato un segno anche di emozione, no, nel calcio, e penso che lui sia stato a livello italiano probabilmente uno di quelli che ci ha lasciato in maniera sicuramente più importante. Il calcio non è solo il risultato, ma è anche riuscire a fare delle gesta che restino nel tempo, e sicuramente Ezio Vendrame resta nella memoria di tantissimi tifosi della Nerossi, ma delle altre società dove ha giocato, anche Padova e quant'altro. Quindi per noi è veramente un piacere, ringrazio anche la Nerossi Vicenza, la moglie, e è una giornata veramente importante. E oggi pomeriggio, quando entrerò in Curva Sud, come tanti tifosi, ci gireremo prima a destra a salutare Ernesto e poi Ezio, e penso, speriamo insomma, che ci aiutino anche in questo momento che è un po' particolare, però i tifosi ci sono sempre stati e ci saremo sempre, perché appunto è la storia della nostra città, il Vicenza Calcio e la Nerossi Vicenza rappresenta veramente quello che siamo e speriamo anche quello che saremo. Quindi grazie mille a tutti della presenza. Allora intanto grazie per essere venuti, grazie all'assessore. E cosa dire, la storia di una società sportiva è il frutto di tanti campionati, di tanti anni, noi quest'anno ne festeggiamo 120, ma è il frutto anche di chi li ha giocati quei campionati. Quindi alla fine restano le squadre e restano i campioni che hanno caratterizzato quelle squadre. E non penso di dire nulla di particolare nell'affermare che Ezio Vendrame nella storia della Nerossi Vicenza e del Vicenza rappresenta un pezzo importante, un pezzo anche iconico se vogliamo, un pezzo che è entrato nell'immaginario collettivo per la sua personalità, per il suo carattere, per il suo modo di interpretare il calcio, che penso veramente prima era divertimento e poi era tutto il resto. Questo gesto, ma questo è uno dei tanti gesti, perché poi ne fece altri, come dice l'assessore, rappresenta un po' il sale del nostro sport, della nostra passione. È giusto che sia qui perché penso che abbia molte affinità con quella parte passionale che popola la curva sud. E so che i tifosi ci tenevano particolarmente, ne vedo alcuni presenti, perché insomma Ezio rappresentava quelle
quelle caratteristiche peculiari che hanno loro nel sostenere la squadra, nel farne una fede che dura una vita. Quindi sono contento che alla fine ce l'abbiamo fatta, una rappresentazione particolarmente cara alla moglie, e penso che da lassù sarebbe particolarmente, ed è particolarmente contento di vedere che oggi inauguriamo questa gigantografia. E chissà anche, come dice l'assessore, ci porti un po' di fortuna in un momento molto delicato della nostra stagione, in una partita estremamente importante. Quindi grazie alla moglie, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questa giornata, e grazie. La città di Vicenza, che era in attesa comunque di questo ricordo, e gli amici di Montebello che avevano rappresentato questa immagine che Ezio aveva già visto e ne andava fiero, e quindi è per quello che io ho insistito un po' perché venisse fatta questa rappresentazione in questo modo, perché lui era innamorato dei suoi ragazzi e quindi penso che fosse giusto portare avanti un suo pensiero, un suo stile di vita, e sono sicura che aiuterà la squadra, e quindi sarà una forza in più, insomma. E quindi vi ringrazio tutti quanti per essere presenti e ce lo vogliamo ricordare così, con le sue gesta. Con la vedetta. Con la vedetta. Questo, sì. Questa rappresentazione ha un nome. Grazie mille. Grazie a voi.